La regina ha offerto ai fan reali un trattamento con le sue pose del corpo al Royal Windsor Horse Show di ieri. Secondo un esperto di linguaggio del corpo, Judy James ha detto che il monarca è apparso eccitato, sicuro di sé e a suo agio allo spettacolo. Sua maestà ha recentemente sofferto di problemi di mobilità, ma è stata vista camminare lentamente tenendo il suo bastone, ha poi assistito a una sfilata di cavalli insieme al principe Edoardo e Sophie Wessex. Poco dopo la matriarca reale è apparsa felice dopo che le è stato presentato un trofeo dopo che uno dei suoi pony delle Island ha vinto il primo posto nello spettacolo. La monarca è stata anche avvistata sul sedile del passeggero della sua Range Rover per assistere all'azione sul ring della parata. L'apparizione della regina all'evento è avvenuta pochi giorni dopo aver saltato l'apertura del Parlamento statale a causa di problemi di salute. L'esperta di linguaggio del corpo Judy James ha detto al Daily Mirror che la monarca sembrava felice e il suo aspetto era un sollievo per i fan reali. Ha detto, dopo l'atmosfera cupa o l'inaugurazione del Parlamento, dove la sua presenza è stata così dolorosamente sottolineata dal trono vuoto e dalla vista di suo figlio che fissava tristemente la corona di fronte a lui, questa apparizione dà un volto gioioso, loquace e a volte quin dall'aspetto eccitato è un sollievo e una delizia per i fan reali. Anche i suoi problemi di mobilità sembravano meno preoccupanti mentre si dirigeva verso il suo posto e ovviamente, a differenza delle apparenze formali, è stata in grado di adattare i suoi movimenti in modo più confortevole. Sedendosi in macchina e chiacchierando con gli amici attraverso il finestrino a un certo punto. In termini di salute emotiva, la regina l'ha guardata quasi più felice, con gesti animati e alcuni sorrisi rilassati e molto aperti, autentici che spesso si trasformavano in risate.